E qui con noi il direttore generale della RAI, Lorenza Lei. E che cosa ci facciamo sulla 7? Mi deve dire lei cosa ci facciamo sulla 7? Quella rete così proprio terra terra. Non è vero. Sarà mica il programma della vecchia? No, vecchia, della signora Dandini. È la vecchia. Guarda che è più vecchia di me la Dandini. Glielo chieda. Non lo dica, vabbè, comunque dite Serena Dandini. Che parte sulla 7. Allora, amici della 7, voi non avete idea, ve lo dice una che ne mastica di queste cose. Cosa? Non avete idea di chi vi siete messi in casa. Ma non dire. La regina del sesso. Ma no! Se quel divano potesse parlare. No, non lo dica. Lei e quell'altro eunuco del Vergassola. No, il Vergassola. Ma la conoscevano tutti la Dandini. Ecco perché l'ho cacciata, era lei. Il ruotolo, ma e anche Ruffini, ma lo sa, si spasti a destra che non mi si vede. Sì. Il direttore Ruffini e Dandini, ma tu non sai cosa facevano? Facevano le orge sulla Rai, per questo le ho mandate via. Signora, e adesso cosa vuol fare lì alla 7? Programma, basta. Sì, lo so io, lei è quella, la Geppi Cucciari, peggio che peggio. Sono signora, tutte una manica. Ma lo sa cosa abbiamo scoperto adesso? Cosa ha scoperto? Cosa abbiamo scoperto? Sì, ci dica. Quando, come si chiama? La Dandini. È andata via la vecchia? Sapete cosa abbiamo scoperto? Una corrispondenza segreta. Con chi? Tra lei e Rocco Siffredi. Ma non sai cosa si dicevano. Cosa si dicevano? Non la dica e poi vado io in video e poi ce la prendono con me. Non lo faccio. Va bene, vi saluto tutti. Ecco, arrivederci. Cara Serena, quando vuoi tornare in Rai, dimmelo, però con la cintura di castità. E basta, va bene? Basta. Ti faccio tornare. Signora lei, basta. Sono grazie. Lei. Ci ha provato anche con mio marito, lo sa lei? Pure. Sì, sai come si chiama mio marito? No, lui. Io un cretino. Non ci arrivi proprio. Hai ragione. E i figli? Sì. Loro? Lorini. Va bene, senti, vi salutiamo in bocca al lupo per questa ciofeca di programma. Grazie. Com'è che si chiama? Come si chiama il programma? The show Must Go On. No, ma non lo sai, non li leggi i giornali? No. Must Go Off. Must Go Off. Che si sono inventati, vabbè. Salutatevi quell'eunuco del Vergassola pure. Sono Lorenzo Lei! Grazie, arrivederci. E la colpa è tutta loro. Grande applauso del pubblico. Buonasera, sempre con... suo trolley, c'ha sempre il trolley, vabbè. Sono un tecnico. Ci penso... No, dopo glielo sistemo io, sono si accomodi, grazie. Veramente sono emozionatissima, veramente la ringrazio a nome di tutti perché ha accettato il nostro invito, è venuto anche così da me che sono un po' l'ultima ruota del carro, non me l'aspettavo. No, sono andato a illustrare la manovra fiscale col plastico da Vespa, vuole che non venga da lei che è una bellissima donna. No, è molto galante, la facevo più riservato. A proposito di riservato, c'è un tavolo che ci aspetta nella buvette, poi se vuole ci spingiamo anche nel privé. Ma che strana voce che ha. È per sedurti meglio. Ma lei non è Monti? Lei è... Scusi, ma lei non è Monti, lei è... Sì, sono io, Pierferdi! No! Sì! No! Sono proprio io! È un incubo! Sì. Ma no, ma io avevo invitato il Presidente del Consiglio, ma no! Ma che fa poi, scusi? Non ho capito, viene con la maschera, manco dovesse fare una rapina! Ma perché? La manovra finanziaria che cos'è? Una rapina? Appunto. Ma Monti non esiste, bellezza! Monti è un cane di paglia, ci siete cascati tutti, Mario, c'est moi! Ma guardi, posso dire una cosa? Io l'avevo capito benissimo, perché lei ha appoggiato Pier Ferdinando Casini, il nostro avviso, entusiasmo con cui appoggiava questo nuovo governo. Guarda che dopo Berlusconi avremmo appoggiato con entusiasmo anche un governo Povia. Senta, guarda, sì. Io sai che l'avevo capito anche che lei era dentro il pupazzo di Monti? Perché tutte le volte che si dice tassiamo la chiesa, gne. Ma che vuol dire? Tu lo sai, io sono un uomo tutto prima casa e chiesa. Esatto. L'ICI non osi dividere ciò che la DC ha unito.
come gli zombie, a volte ritornano. Beh, d'altronde si sa, un democristiano non si arrende mai, risorge da qualsiasi ammucchiata parlamentare perché conosce più posizioni politiche del Kama Sutra. Vuoi che ti mostri quella del missionario? No, guardi, siamo in prima serata, se si potesse evitare... Va bene, allora... No, dico, cioè, pubblico, siamo alla 7. Mi vuoi garantista? Ma che voglio? Non voglio Guarda, niente. Io dico no alle intercettazioni. Ma che fa? No, facevo il garantista. Vuoi che appoggi la magistratura? Ma... Pronti, ecco qua. Ma scusa, ma che si è portato le manette da casa? Ma io dico, se è possibile una cosa del genere? Vedo gli occhi che ti brillano, ma... dopo le sperimentiamo, dopo, adesso aspetta. Ma che cosa? Lo so, ma no, ma veramente, fare. Qua stiamo... Guarda qua. Cosa fa? Serve una strizzatina d'occhio alla sinistra, pronti? Ma che? Vendola. È l'orecchino di vendola, ma dai! Pippi, non fare, ma sì, non fare... Non fare la sofista, la questione è pelosa, ecco. No, senta, aspetta di fare il buffone, veramente. Ma qua c'è una crisi, un paese che sta andando al default. Ma cosa pensate di fare? Lei dentro al pupazzo dei Monti e tutto il cucuzzaro. Ma ovviamente di aiutare chi ha più bisogno. Oh, i precari, i pensionati, beh, no. Le banche. No. La vecchia storia, capito? Alla fine a pagare le tasse sono sempre gli stessi. Ma è ovvio, voglio dire, non ci si improvvisa contribuenti, voglio dire, bisogna puntare sul sicuro, su chi questo mestiere l'ha già fatto, voglio dire, perché se uno, se tu prendi un evasore, dice ma dove si prende il modulo, come lo si compila, ma dove che... si firma, bisognava puntare sul sicuro, abbi pazienza. No, vabbè, continuiamo a mettere le mani nelle tasche degli italiani, intanto siamo abituati. Meglio del governo precedente che le mani le metteva nelle mutande delle italiane. No. Senta, sono agitata, sono agitata, perché sono momenti difficili, sono agitata. Stai. La prima puntata. No, devi stare tranquilla, questo paese va rassicurato, questo paese non sono mai cambiate le cose, non cambieranno mai le cose, stai tranquilla. Speriamo di sì. Ma speriamo di sì, ma non cambieranno le cose, perché, voglio dire, a Sanremo chi ci va ancora? Celentano. Chi presenta? Morandi. Morandi, appunto, voglio dire, le Kessler sono a teatro. A teatro. La Fiat continua a produrre la 500 da anni, De Mita fa ancora parte integrante del nostro partito. Ma anche Cirino Pomicino ho visto. E per esempio, adesso che poi ritornano anche il Super Bowl e Cambusa One, la Maricante, sarei contento. Ma è un incubo, scusate. No, no, ma quale... È una restaurazione. Ma quale restaurazione? È l'usato sicuro. Ma che usato sicuro? L'usato sicuro. Questa è la DC. Ma scusa, ma chi ti ha protetto negli anni 50 e 60 dal comunismo? Chi ti ha difeso negli anni 70 dal terrorismo? ADC. E negli anni 80 chi ti ha protetto da Elite FIBA? L'ADC. L'ADC, è chiaro. E allora? Ma ci sarà un motivo se da 2000 anni le date vengono catalogate con questo simboletto che sembra poco ma è tantissimo. DC, che cosa vuol dire? Dopo DC. Cristo. Ma cosa? Democristiano. Io ho paura, ho tanta paura. Tu non devi avere paura. Voglio sapere, no, stai tranquillo. Che ne sarà del nostro futuro? Io voglio votare, ci saranno le elezioni, voglio votare, non so chi, ma voglio votare. Ma quali elezioni? Non c'è più niente, non ci sono le elezioni, stai tranquilla. Il futuro è radioso, vieni con me. Dove mi porti, caro? Oddio mio, per favore, fai che padre e madre muorino. E poi, per favore, muormi a me pure. Ma padre e madre, morte violenti, di dolori tremensi, di dolori. E a me nuopino, a me morte in tuo sonno, in tuo sonno, oppure rapiti e in dolori. La famiglia è morte, io li odio, e tu li devi morire. A venire a mangiare, Ginesio, è pronta la cena. Arrivo, mater. Per favore, a morire.
tragedeide. Mater Dei, Mater Deide, utragedeide. Che passò, padre? Utragedeide. Utragedeide? Ci rovenarono. Ci arrivò un cartella esattoriale di tragedeide. Per che cosa un cartella? Un cartella esattoriale di nonna merda, di quando tenia un macchina, un bagena. Che capotò con la bagena di nonna merda? Tua nonna merda, figlio roscio bizzarro, prima di morire, prese un multa brutta perché non abbia un patenti. E ora ci arrivò un cartello esattoriale di pesantezza. Molte denari, davvero esagerati. Siamo finiti, figlio stranezza. Ah, finiti, venuti. Padre, e ora che si può fare? Dobbiamo fare un sacrificio. Ah, un sacrificio? Un sacrificio umani. A sacrificare tu, Ginesio. Ah? Per pagare quei denari, più gerit, a sacrificare un vita umana, ci dicevano. Mater? Sì, figlio. Che istu cartella, ci dicevano, vale come un vita umana. Con mater pensammo di sacrificare la vita toia. Entendiste? Sì, mater. Con sacrifici umani, Gerit dovria essere comprensibile. Speriamo bene. Speriamo bene. Beauty. Buono. Ripassa. La vita meglio? La vita toglie, sì. Perché sei giovani, intendisti? Per cui sei inutili. In sto paese i giovani non servono. Se per toglie va bene, figlio, pensava di mandare un Gerit un busta di sangue toglio, come anticipo. Come anticipo? Questo gesto che faceva di Montalbano, vuol dire mettere in mezzo. Lo metto in mezzo. Io pensavo di fare un po' di roba invece. Se lo bevono Montalbano. Guarda, mi mette in mezzo. C'ho le domande da prima serata, va bene? Sentiamo, vediamo. Allora. Lei è sotto osservazione. Camilleri. Nel 54 vinse un concorso in Rai, ma non fu assunto perché comunista. Lei che è tanto intelligente, com'è che non le venne in mente di provare con la 7? È scappata magari insieme. Perché allora esisteva il comunismo ma non la 7. Adesso non c'è il comunismo, adesso ma c'è non la c'è il comunismo, chissà se è una bella cosa, non lo so. Andiamo avanti. Lei sforna libri a raffica. È vero che il suo peggiore incubo è che nella stampante le finisca il toner, tutto l'inchiostro? È vero. Vedi che c'ha ragione? Questo è perfettamente vero. È brutto quando finisce il toner. Allora mi muovo con cautela. Quando ho passato un po' di tempo, stampo una pagina a volta e guardo se è stampata pensando bene. Pensando che duri di più. Ma no, io non l'ho mai chiamato toner, perché mi sembra il nome di uno sciatore altoatesino. Io pensavo un pesce. No, lo chiamo Giuseppe, infatti lo sanno. Lo chiama Giuseppe e siamo così. Senta, ti faccio una domanda classica. Qual è la ricetta giusta per scrivere un bestseller? Tenga presente che Benedetta Parodi mi ha già risposto mezze maniche con salsicce e funghi. Perché queste sono... La ricetta per scrivere un bestseller è 10 grammi di erotismo. Oh, e quello mi manca già. 2 litri di sangue. Un empito di passione. E quello pure te manca. Un soffio d'aglio che non fa sempre... E quello ce l'aveva lei, si è sentito da qua. Ecco. Mischiare bene tutto. E servire caldo. Fantastico. Senta, adesso che parliamo anche... È bella questa cosa della pozione. È anche un po' strega, un po' Amelia. Senta, parliamo del diavolo certamente. 666 sono i numeri del diavolo. Ma lei lo sa che ho conosciuto delle discrete diavolesse anche all'144? No, ma che non scusate. Veramente. No, ma l'144 non è il telefono, è il numero del camerino a Dandini. Cioè l'144 è il suo camerino, c'è scritto così davanti.
Senta, però sento che avete parlato, che ha preso le lauree in giro. Cioè, lei ha varie lauree honoris causa, letterature straniere, psicologia applicata, filologia moderna. Non si vergogna del fatto che abbiano regalato più titoli di studio a lei che al Trotta? Questo sì, me ne vergogno profondamente. Ha fatto banco lei? Ha fatto quel lavoro là? Come si chiama? Francamente spero che mi lasci qualche laurea, qualche spazio per il Trotta. Lo lascio al Trotta. Questo è il primo pesce senza fosforo. Sempre che superi la terza liceo, l'ha superata. No, l'ha superata. Sì, so che ha preso una bella rincorsa e quindi Senta, una domanda seria. Lei scrisse: il primo uomo che fece due buchi in un uovo di dinosauro e lo beve e fece cultura. Sa che quando l'ha sentito in TV a Piero Angela gli è partito un embolo? Può anche prendersi la facoltà di non rispondere. Non rispondo. Mi appello al quinto, come al quinto emendamento. Ok, ora faccio un'inconclusione e ci siamo. Parliamo del suo rapporto con i libri digitalizzati. È vero che nel tentativo di fare un'orecchia segna pagina una volta ha distrutto un iPad? Dunque, l'iPad mi è stato regalato. Ah, vedi. E non leggo i libri attraverso l'iPad. Perché? Guardo solo perché è troppo luminoso, mi fa male agli occhi. Guardo le immagini. Una cosa che io mi chiedo, ma letto? Mi vedo i film. Sì, io non riesco a girare la figura che è già finito. No, ma dico, al letto, come si fa? È duro. A letto, se non c'è il libro, quello... Ma il libro è caldo. Il libro, dopo un po', tu... Ti piace avere... Anche a me. Avere una cosa calda. Oh, benissimo. Leggetevi un rene, qualcosa, una cosa. Oh. Siamo per il libro caldo, avere qualcosa caldo. Di caldo a letto. Con questo credo che sia. Salutiamo, abbiamo capito tutto. Viva la borsa dell'acqua calda, viva la borsa dell'acqua calda. Viva la borsa dell'acqua calda. Grazie. Salutiamo, ringraziamo. Ciao. Grazie. Ciao, ragazzi. Che fai che mi baci a me? Ho sbagliato. Grazie. Saluto. Fatemi bene. Elio. Resta con me, signore, la sera. Elio. Resta con me e avremo la pace. Fammi impazzire, fammi penare, la notte mai più scenderà. Ti porterei non lasciare la tua casa. La strada è sempre quella, ma la gente è differente, ti è vicina. Parola di avere.
l'ascia dei pescatori. Sbattevi con Gesù. La folla che osannava se n'è andata, ma il silenzio è una domanda. Vai dove ci porta? Born! Porci via Abramo. Porci via Abramo. Quello che lasci tu lo conosci, il tuo Signore cosa ti dà? Un popolo, la terra e la promessa. Parola di grandissimi Elio e le storie tese. Aperto. Entro. Felix. Ciao, Oscar. Sei agitatissimo. Sì. Dei problemi. Scusa se sono venuto da te a disturbarti, ma siamo amici da 20 anni e non sapevo da chi parlare. Quindi, è che niente, è che credo che Edna mi tradisca. Edna? No, si dimetti. Come, scusa? Assorba, dimmi che lamentare. Dimmi. No, non ho capito che hai detto. No. Vai avanti. No, dico Edna. Credo che Edna mi tradisca. No. È da alimentare, ma non ti tradisce. Che è Edna? Sonfarona. È Sonfarona? Non capisco che... Sì, che c'è? Che c'è? Ci tieni ad Edna? Ci tengo, sì, mia moglie. Solo che fa delle cose strane ultimamente, capito? Quando rientro a casa, insomma, appena mi vede che sto alle sue spalle, insomma, situazioni del genere, lei attacca subito il telefono, se sta telefonando, se sta parlando con qualcuno, sì. Attacca. Strana come cosa, no? Che attacchi. Vuol dire che hai qualcosa da nascondere. Sì, che fa? Cinema lei. Cinema. Vabbè, sì, cinema però attaccando il telefono. Tu Ruglia. Che devo fare io? Ruglia. Ruglio? Che senso? Ruglio Felix, come? Non c'è tempo. E io Remastri. Tutto a Remastri. Prima l'assoltare adesso. Ti lo dani. Oscar, io te capisco. Oscar, non ma che t'ha preso? Non. Sì. Forse avrei dovuto dirti tutto dall'infinzine. Dall'inizio? Dall'infinzine. Dall'infinzine? Svano. Strano. Coldeba. Robella. Feme. Marane. Ma come parli? Io come parlo? Che c'è? Sono io. Sì, sono qui la mente. Felix è qui. Edna. Zarpa, Gatto Antonio. È Zanuda. Edna è mezza. Passo e chiudo. Edna è mezzanuda, Edna. Calma. Hai detto che Edna è mezzanuda. Dov'è Edna? Calma, ti ha fatto pentronare. Ma dove sta adesso? Sta con uno a sfodarsi una parina. Che fa con uno a? Un uomo che se la pialla a mezzo. Chi se la pialla? Chi se la pialla? Calmati, Felix! Rimasti. Se la pialla a mezzo, poi, chi? Sì. Te lo devo dire. Sii pronto. Sì. Edna. Edna. Cos'è Edna? Una... Edna? Non ho capito cos'è Edna. Dai, ci vediamo. Dove vai? Oh! Cos'è Edna? Una spezzata. Fine della prima puntata de L'uomo che non capiva troppo. No, non ho capito che vuol dire spezzata. Fine della prima puntata. Cos'è? Chi è che se la pianta? Fine della prima puntata. Eccoci qua, bentornati in studio. Ma, c'è un ma. Sì.
sì. Dai controlli del fisco passiamo ai controlli per verificare se questo show veramente è uno show del sabato sera, un varietà del sabato sera, perché mi sembra che ci siano delle pecche. Siamo solo a pagina 20 e già ci sono 5 o 6 errori gravissimi. Mi scusi, maestro, ma mi sono portata avanti durante il contributo, non so se in nota. In che senso? Non so nel se nel senso nota. Della gallina che cova sulla sua testa? Non mi sembra adatta a un varietà di sabato sera. Lei non mi sembra coglie. Più adatta a un drive-in. Lei non coglie, questo è un dettaglio fondamentale per presentare la rubrica di cui lei sicuramente avrà bisogno in questo momento, che è a pagina 22. Pagina io 22. Già ho guardato, certo, mi dispiace. Ma non sarà certamente quella che leggo qui. Sì. Non posso pensare che lei abbia pensato. Sì, ma, ce l'ho. Ma veramente? Ce l'ho. Lo spazio dei bambini che cantano. Ce l'ho! Beh, complimenti. Ce l'ho! Beh, complimenti. Devo piccoli dire... talenti canori. Devo dire brava. Però... non sarò sola in questa impresa, ho bisogno di qualcuno veramente esperto. Certo. E quindi ho chiamato accanto a me il maestro Danacol Silvestrelli. Ah, ma certo, Danacol! Grande! Visir dei bambini che cantano, tanti e tanti e tanti zecchini d'oro. Quanti? Sulle sue spalle, amico personale di Mago Zurlì. Sì, e di Ricchetto anche, sì. Veramente. Senta, maestro, lei è così capace in questo spazio, mi deve aiutare, io sono un po' una parvenue. E, ci introduca a questa atmosfera magica. Allora, benvenuti no, sì. a questa atmosfera magica. Delle... questo lo dico io, dico, ci introduca a questa atmosfera magica suonando. Ci introduca... Ah, scusi. Dolce, 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 bambini. Più dolce, un po' più dolce, troppo stucca, troppo. No? Stucca pure. Allora, so che lei ha rovinato sì. molti, molti piccoli talenti. Sì, in 2 settimane abbiamo ascoltato 359.000 bambini, ma soltanto 2 di loro sono stati selezionati. Allora, severissimi. Questa... sì, 2 di loro. E quindi possiamo, è pronto per farli, li vogliamo ascoltare? Allora. Un grande coach. Sentiamo allora chi sono, sono emozionata. Sono le piccole Seta Ultra e Cristina Laura Biagiotti. Accogliamole. Che carine. Ma quanto sono carine. Belle. Ma che meraviglia, adoro fare questo spazio. Go. La 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 la. La 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 la, come siete eleganti! Applauso a queste bambine molto eleganti, molto carine. Bimbe, siete emozionate? No. No. E quanti anni hai tesoro? 8 e mezzo, quasi 9. Sembravi più grande. Pure tu. Sì, maestro, lei quanti anni ha? Io 28. Portati molto male. Okay, no, sì. Allora, ha preparato dei pezzi per la piccola Seta Ultra, mi sembra che... Seta gli... con l'H, se no nemmeno mi giro. Che sfigata che sei. Bambine, questo è il regno, il reality dell'amicizia. Sì, per la piccola Seta abbiamo selezionato... Seta? Una canzone che è un caposaldo della canzone per l'infanzia, che ci fa tanta compagnia da tanti anni. Una grazie, canzone lei mette sempre d'accordo grandi e piccini. Sì, sì. Sentiamolo, sì, maestro, momento... mi raccomando, mi dia il sol. A me no. Adesso non è il tuo momento, tesorino. Vabbè, era per mettere subito i puntini sulle i. Ecco. Okay. Comunque, 01 è la prima concorrente. No, bambina, perché piangi, tesoro? Sai, le luci, il pubblico, siete emozionate. No, sono semplicemente basita perché devo subire un sopruso, una violenza. Sì, perché qui. Devo cantare una canzone che non solo non mi rappresenta, ma che lede fortemente la mia immagine di artista. Ma... e lo voglio dire, questa canzone mi è stata imposta. Ma da chi? Maestro! Ma no, noi abbiamo provato a consigliare le piccole nella scelta delle canzoni. Scusi, ma qua facciamo proprio questa cosa di imporre le cose alla personalità e alla creatività dei bambini. Ma come si fa? Mi meraviglio di lei. Scusi.
Io volevo cantare la canzone che mi piaceva di quando ero piccola, ma piccola, certo. Piccola, piccola, piccola. Wow, ma certo, tesoro, il maestro la fa subito, vero? Quella dell'estero? Sì, della quella, geografia? Sì, quella della grande terra. Oh, ah, questa è sulla geografia anche didattica. Sì, sì. Sentiamo. E allora carezzo la mia solitudine. Ed ognuno al tuo corpo a cui sa cosa chiedere, 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 chiedere. Fammi sognare. Lei si morde la bocca e si sente l'America. No, bambina, che ne sai? Fammi volare. Lui allunga la mano, no. E si tocca l'America. Posseduta, bambina, bambina! Non era adatta questa canzone, bambina, comunque 0-1 abbiamo fatto. Sono meraviglio di lei veramente. Ma come gli può venire in mente? Beh, toccare l'America non è un fatto deprecabile in sé, milioni di persone. La prego, toccano... traumatizziamo. Uffa! Ecco, basta, basta. È il momento 0-2. 0-2. Io sono stanca. Vabbè, innanzitutto non è giusto contestare le scelte del maestro. Brava. Infatti i miei hanno fatto mettere nel contratto, cioè i miei, mia madre e il compagno. Beh, hanno fatto mettere nel contratto che la canzone la sceglievo io. Che gasata! Gasata un corno. Io sono molto più famosa di te perché oggi ho fatto una pubblicità e una comparsata a Don Matteo. Vabbè, adesso. Scialla bella, surrogato d'infante, scialla sì. Bella. Tesorino, adesso è il momento di 0-2. Intanto io ho il contratto con tutte le clausole. C'è il contratto con le clausole? Con la gente che prende il 20%. Ma non vogliamo sapere del tuo maestro? Tutto scritto. Questa cosa è difficile. Lei ha scelto una canzone ed è giusto che sia così, che i bambini si autodeterminino. Quindi maestro, invece di parlare, se mi vuole dare la nota, per favore. Sì, però tesoro, riporta rispetto per il maestro. Non è questa la nota. Ma... neanche questa. Ammazza, no, ma... non è. No. Oh, ma possibile? Maestro. Il mio corpo che cambia nella forma e nel colore, è in trasformazione, è una strana sensazione in un bagno di sudore, è il mio corpo che cambia, e cambia, e cambia, e cambia. No, scusi, non è valido. Come perché no? Lei non ha una voce naturale. Si è rifatta la voce, è dopata. Ma che dopo hai fatto la voce dopata? Ma quale dopata? Da quando sono piccola che piango così. Bambina, no, lei si fa le bombe di ormoni. Ma non sapete neanche che sono gli ormoni, forse. Come no, servono per far diventare le sise più grandi. No, sentite, bambine, per piacere. Adesso facciamo, drammatizziamo e andiamo al televoto. 0-1. Seta sì, ultra. Votatemi, se mi votate mio padre vi troverà posti di lavoro. Ma no, bambina. Se votate me mia madre la dà a tutti. No, tesorini, però non è così. Sua madre è una cozza. No. E comunque io sono contenta se vince lei. Oh. Io sono contenta se muori. No. E sono anche contenta che in tutto questo periodo siamo diventate molto amiche. E sta stronza. No, scusate. Stop al televoto, drammatizziamo! Drammatizziamo, io però maestro, però, mi meraviglio di lei, eh! Ha detto che lo sapeva fare questa cosa! Buonasera, sono il professor Michael Remigio Giavecchio, rettore dell'Università di Bretton Woods, professore emerito al Concilio Lateranense e amministratore delegato di Banca Banca, insomma, vi presento la professoressa Marzia Bianca Del Pelo, membro onorario della FAO e ricercatrice presso la Somatolina. Col progetto congiunto, una ciotola di riso al giorno come prevenzione alla cellulite. Il professor Luca Pina di Napoli, economista trotskista, prestato ai poteri forti. Richiamato in Italia dall'Università di Fukushima, dove conducevo la ricerca tragedie collettive, le opportunità nascoste per i pochi che sanno vederle. E la professoressa
dottoressa Fidelia Ostermeier, che non sto a presentare. Ci mancherebbe. Ma nessuna soggezione, non siamo qui per fare sfoggio dei nostri titoli e esibire la nostra manifesta superiorità culturale. Che peraltro ha radici medievali. Siamo qui per aiutarvi. Dopo 20 anni di nani e ballerine, l'Italia aveva bisogno di un netto cambio di regime. Serviva austerità, compostezza, rigore, insomma, servivamo noi. L'Italia dei professori. L'Italia dei cervelli in fuga che a volte ritorna. L'Italia dei serissimi. Siamo la task force del nuovo governo, i tecnici dei tecnici, un movimento che nasce dall'alto e si fa una pippa di tutti gli altri. Non è un mistero, la situazione sta precipitando, l'Europa si sta polverizzando come una torta sbrisolona dimenticata sulla sedia della Merkel. Non c'è tempo da perdere, bisogna intervenire. Le misure saranno dolorose, impopolari, inique e catastrofiche per le famiglie ma necessarie. Non vorremmo mica fare la fine della Grecia. Vi dico solo questo, nell'insalata greca non ci sono più le olive. No! Sparite. Amico, non se state, non c'erano più soldi manco per i tanga. Amico, non se state, facendo i moiti con le ortiche. Amico, non se state, facendo... Abbiamo capito. Ma nessun allarmismo, siete in buone mani. Perché i serissimi non hanno paura di picchiare duro. I serissimi sono così laureati che vai a di qualcosa. I serissimi non hanno paura di essere tacciati di conflitto di interessi. Tra i miei 100 interessi vi assicuro non c'è conflitto. Semmai si aiutano tra di loro. Appunto, abbiamo rinunciato a stipendi miliardari per essere qui, per senso dello Stato. Abbiamo rinunciato a stipendi miliardari per essere qui. E voi ve la lamentate per 2 punti in più de IVA? Morti de fame ingrati con le persone. Ostermeier, per favore, capisco il disappunto, ma serietà. È un momento epocale, signori, che finirà nei libri di storia. Sta iniziando una nuova era. Luminosa. E il popolo italiano deve essere orgoglioso di farne parte. Dopo il Rinascimento e il Risorgimento, questa è l'era del... Risarcimento. La prossima settimana consigli, buone pratiche e diktat per iniziare a risarcire l'Europa. Siamo o non siamo seri? Serissimi. Grazie. Sono molto emozionato perché stasera avremo ospite uno dei più grandi chef giapponesi, Takeshi Sakamoto, che facciamo entrare ed è veramente un onore averlo qui. Grazie mille, il biglietto da visita, grazie. Takeshi Sakamoto è un grande chef, il più grande chef giapponese che ha deciso di aprire un ristorante qui in Italia, a Roma per l'esattezza, dico bene, ecco. Però è un ristorante cinese. Cinese, ecco. Ecco, come mai il più grande chef giapponese ha deciso di aprire un ristorante cinese a Roma? Vabbè, è semplice. Sì. Primo... perché il ristorante cinese è più economico di quello giapponese in questo momento di crisi, è meglio. Secondo? Secondo c'è maiale con zazai, manzo, cipolline, zenzero, pollo con mandorle, pollo con anacardi, abalone stufato. Scusate, no, forse ci siamo capiti male forse, sì, no? Perché... sì. No, lei ha detto appunto che ha deciso di aprire un ristorante cinese, sì, anziché sì. giapponese. Perché è momento di crisi, ecco. E il ristorante cinese si paga meno soldi. E questo è il primo. Secondo c'è abalone stufato, oppure c'è maiale con zazai, maiale no, con... No, perché ma io lo conosco il menù cinese, non è quello. Sì. È che non ha concluso il discorso. Primo, non c'è primo ristorante cinese, c'è zuppe, c'è zuppa agropeccante, zuppa di pinne di pesce cane, oppure c'è siomai di gamberi. Però per tornare al concetto di prima, allora perché ha deciso di aprire un ristorante cinese? Semplice, ecco. Perché c'è un momento di crisi, il ristorante cinese è economico. Questo è il primo. Secondo? Secondo c'è abalone stufato. Grazie, salutiamo. Grazie, prego. Grazie.